La prefettura di Imperia e il comune di Ventimiglia hanno dato il via libera alla creazione di un nuovo centro di accoglienza per migranti nella città di confine. La nuova struttura dovrebbe poter accogliere circa 300 persone. Sarà formata da moduli abitativi posizionati nel Parco del Roia, dove si sono già svolti i necessari sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco e Croce Rossa e dove sono già state compiute anche le verifiche per gli allacci all'acquedotto, alle fognature e alla linea elettrica. La prefettura ha fatto sapere che nel nuovo centro sarà consentito il libero accesso, senza obbligo di identificazione da parte dei migranti. Un aspetto che ha già fatto sorgere la polemica politica, in particolare da parte di Alternativa Tricolore, che oltre a criticare questo aspetto ha chiesto anche di conoscere la provenienza, l'entità dei fondi stanziati e chi poi li gestirà.